I primi problemi si erano già avvertiti la scorsa notte a causa di una perdita d'acqua registrata nel quartiere Mariconda. In via San Leonardo, poi, nei pressi dell'area ospedaliera, il guasto principale per la rottura di una valvola della condotta che da Forni serve la zona orientale del capoluogo. Ed infatti, come un effetto domino, gli sbalzi di pressione hanno provocato, in rapida successione, altre tre rotture sulla linea, tutte nella parte orientale della città, due di queste nel quartiere Mariconda. Un guasto importante ha subito comunicato Sistemi Salerno. La sospensione idrica è stata immediata, creando non pochi disagi ai salernitani in una domenica di caldo con tanti in casa per trascorrere in famiglia la giornata di festa. Per fortuna il guasto non ha interessato la condotta che serve l'ospedale Ruggi di Salerno, che gestisce eventuali emergenze anche con propri serbatoi. Squadre di operai sono state immediatamente allertate e si sono messe al lavoro nei vari punti della città per risolvere presto il problema e permettere così alla società di garantire di nuovo il servizio di fornitura idrica interrotto nel quartiere Mariconda, al Parco Arbostella, a Mercatello ed in parte nel quartiere Pastena ed in altri della zona orientale. Sistemi Salerno ha chiesto la disponibilità di un'autobotte per limitare i disagi dei cittadini. In tanti ne hanno approfittato e si sono messi in fila per garantirsi una fornitura utile per affrontare l'improvvisa emergenza.